giusto che il Comune sia al centro di questa iniziativa perché è un'iniziativa che riguarda la salute dei cittadini e che riguarda la solidarietà, perché donare il sangue è anche un atto di generosità, un atto di solidarietà. Direi che è naturale che a questo accordo partecipino anche le associazioni di volontariato, di cui fortunatamente il nostro territorio è ricco e che, a cominciare dal Ministero di Santo delle Contrade, a questa specifica tematica hanno un'attenzione particolare. E trovo anche giusto che un'iniziativa di questo tipo coinvolga in prima persona il Comune e tutti i suoi dipendenti, perché il Comune deve anche dare qualche modo il buon esempio, quindi il fatto di, diciamo, agevolare questa possibilità per i nostri dipendenti di sensibilizzare a questa che è purtroppo una necessità, perché abbiamo capito anche proprio dalle motivazioni di questo protocollo che di donazione di sangue c'è sempre tanto tanto bisogno. Quindi risponde appunto ad un'esigenza alla quale dobbiamo cercare di sopperire nel migliore dei modi, ma è anche un'opportunità per essere generosi nei confronti di chi temporaneamente, momentaneamente si trova in difficoltà. Quindi credo che abbia anche, come dire, un piccolo valore morale che è giusto che un'amministrazione evidenzi. Frutto del lavoro che abbiamo fatto con il volontariato di sensibilizzazione, non è stato neanche un lavoro difficile perché insomma tutti i soggetti che stiamo contattando stanno aderendo con grande entusiasmo e quindi insomma ci fa piacere oggi aver sottoscritto questo protocollo con il Comune di Siena. Ente pubblico come altri enti che hanno aderito alla stessa proposta dell'azienda ospedaliera universitaria senese per sensibilizzare alla donazione del sangue il proprio personale, il personale in ruolo nel comune, ma anche perché il comune vuole avere anche un ruolo guida e di aiuto in tutte le scelte di questo tenore che le istituzioni sanitarie andranno a compiere. Proprio per questo siamo intervenuti anche nella stesura della convenzione con una puntualizzazione da questo punto di vista. Il Comune vuole essere facilitatore anche in questi processi. È un atto di generosità, la donazione del sangue dovrebbe essere un dovere civico perché permette di raccogliere un bene che non è riproducibile e metterlo a disposizione della collettività. Quindi sarà impegno anche del Comune facilitare la raccolta, la diffusione della donazione tra il proprio personale, anche con strumenti relativi alla contrattazione integrativa. Quindi saremo al lavoro già da domani.